Allora, parliamone. Oggi Twitch in realtà manda l'email a sottoscritto, ma penso che lo faccia con tutti, ricordandoti: ehi, lo sai stronzo, è un anno che stai monetizzando sulla nostra piattaforma, perché non festeggi? Perché non fai il compleanno? Guarda che c'è un sacco di gente in più quando fai le cose speciali per questa cosa qua. Io l'ho fatto già. Solo che non ho festeggiato un anno di affiliazione su Twitch, perché un anno di affiliazione su Twitch è semplicemente l'inizio in cui ho incominciato a monetizzare su Twitch, che va bene, è un bello obiettivo, è figo, è tutto quello che volete voi, però per me era più importante festeggiare la prima live di Twitch, che è il 21 settembre. È vero che poi ho ottenuto l'affiliazione il 15 ottobre, quindi in realtà è pure tutta fasulla sta cosa del buon anniversario, perché era due giorni fa, se proprio vogliamo fare la punta al cazzo. Però tra 21 settembre, vero compleanno del canale, 3 ottobre, mio compleanno, e adesso dovrei festeggiare pure l'anniversario dell'affiliazione, sarei, secondo me, proprio sfruttare l'onda del money grabbing. Non è che tutto il mese è il mio compleanno, quindi basta, vaffanculo. Se un affiliato a Gurones Bob, capito? Pure sta parola affiliato sembra una cosa brutta. Sei affiliato a cosa? A chi? Chi siete? L'inizio del money grabbing. E infatti io non lo vedo, non lo vedo da festeggiare, secondo me. Buon anniversario di affiliazione, un par di cazzi, che ce ne frega, esatto. Bravo Respo. Mi suona doloroso, è vero. Vado un attimo con questo discorso, perché ci sono colleghi che su sta roba ci marciano tantissimo. Parliamoci chiaro, è facile a fare il money grabber, ci vuole un cazzo. Stai là, dici compleanno, l'anno del canale, adesso viene Halloween, facciamo la maratona di Halloween, no? Poi arriva Natale, facciamo la maratona di Natale, siete contenti? Facciamo la maratona di Natale! Vaffanculo, tutte stronzate. E comunque sì, al di là di tutto, raga, io lo ammetto, quest'ultimo periodo un pochino ho spinto per le sub, un pochino ho monegrabbato. Mia colpa. Ma per un discorso semplice l'ho fatto. Perché non era possibile che dopo un anno di canale tutti avessero sbloccato le 5 emoticon in movimento tranne il mio canale. E allora ho detto no, devo arrivare a quell'obiettivo. Che faccio? Mi tingo una scella di verde e vi regalo una maglietta alla fine. Quindi mi è piaciuto fare l'iniziativa. Però voglio essere sincero su sta roba. Io più che avere gente che dona tante sub, io sono più contento quando vi fate una sub e la fate per voi. Basta. Se avete poi voglia di regalarla al prossimo, ok, va bene. Ma per sostenere veramente un canale non sono nemmeno le sub la cosa importante. Cioè, la sub personale va bene, ma se volete sostenere un canale in realtà dovreste donare direttamente su PayPal oppure fare bitini, queste cose qua. Ma fatelo solo se ve lo potete permettere, perché stare lì e pensare che il canale cresca perché abbiamo più sub attive è un mito, è una stronzata enorme. E vi spiego anche perché. Perché in realtà per diventare partner su Twitch, intanto c'è un Elderess. Elderess sgancia 100 bit e alza un dito medio a tutti quelli che non lo fanno. Elderess, grazie per i tuoi 100 bit. Guarda com'è. Facciamo casino! Sì, adesso lo facciamo. Vedi come sganza 100 bit, seguendo subito il consiglio. Però il discorso che volevo fare è semplice. Non contano le sub per far crescere un canale. Conta la presenza, conta veramente quante più persone riesci a raggiungere. Cioè, per farlo diventare un mestiere, quello dell'influencing in generale, contano i numeri. Lo so, è bruttissimo da dire, però è così. Per fare quello step in più, cioè chiedere magari io qualche ospite
è particolare, lo vorrei riportare in live e tutto, ma quando poi gli fai vedere il mio canale e dici cazzo c'hai solo 401 follower, sei una pippa sul web. E ci sono persone che infatti non incominciano nemmeno a streamare se non hanno 100-200 follower in partenza. Io invece sono un pazzo furioso, io ho incominciato con 0 follower, anzi ne avevo 2 per la precisione. Il primo follow del canale è di Giulia Durgaslayer, ovvero la mia compagna e moderatrice sul canale. E il secondo è del mio grafico, quello che mi ha fatto questo logo bellissimo qua, che è un amico in real. Ma tutto il resto è venuto piano piano, briciola dopo briciola. Ho detto facciamo prima il contenuto e poi vediamo se la gente arriva. Non sto lì a spammarmi per giorni, mesi, anni sulle chat di tutta Twitch e dire sono uno streamer in erba, mi metti un follow, ti prego, dammi coraggio. E poi vai a vedere quanti follow c'ha, ce n'ha più di quelli che servirebbero anche solo per l'affiliazione. Perché non iniziate a streamare, brutti stronzi? Perché vogliono partire avvantaggiati, anche senza avere un nulla. Senza avere il nulla più totale. E allora arrivi lì, poi c'hai 100-200 sub, vai a vedere quanti spect c'hai, ce n'hai 10. Quindi va a finire pure che c'hai lo stronzo di turno che ti regala 50 sub alla volta. Niente contro a chi lo fa, anzi è bellissimo. Gigi quando ne hai regalati 10 di sub è stato un evento. Il discorso è questo: le sub sì, funzionano, danno uno status al canale, per la partnership sono pure intelligenti da fare, però la partnership, ragazzi, la ottieni solo quando hai 100 sub uniche. In che senso? Nel senso che non ci deve stare 100 persone, però di cui uno magari ne ha regalate 50 di sub, non te la danno la parte. Vuoi Black Bob? Già sono in Black Bob, però ok, quella tua è Black Bob, guarda, faccio la magia. Ecco qua, Black Bob. E quindi vaffanculo le sub, vaffanculo queste cose qui. Io potrei dire, ehi ragazzi, siamo un anno di affiliazione, è un anno che vi spremo, siete contenti? Sì, siete contenti? Vi spremerò ancora di più oggi, facciamo una maratona estendibile di 24 ore. Vorreste questo? Vorreste questo? A me è una merda, sinceramente, dopo un po'. L'ho fatto sto mese, abbiamo festeggiato il mio compleanno, ho festeggiato l'anno di streaming, ma basta adesso, basta. Adesso se volete sostenere, sostenete con quello che potete. Non state a pensare che con l'obiettivo delle sub otteniamo più visibilità o tutto. Lo sapete qual è la cosa che più fa crescere un canale? Più delle sub, più di quelle cazzate che uno può dire no, c'hai 50.000 donazioni e tutto. Quello che fa crescere un canale, sembrerà stupido da dire o scontato per qualcuno, ma quando sentite un creator dire condividete, parlatene ai vostri amici, in realtà è quello che fa crescere un canale. È quello. Vi confesso una cosa, c'è una persona che anche in chat ogni tanto sta cosa la fa senza che io glielo chieda, e lo fa in maniera spontanea sui suoi canali, sui suoi social. Ogni tanto prende e dice segui il mio amico Bob the Shark Snake, e quando lo fa, dai, mo non dico esattamente chi è, però potreste intuirlo, quando lo fa per me vale più di aver sganciato 50 sub in live. Non serve a un cazzo, infatti, sganciare 50 sub a gente che magari in live non ci passa neanche di sfuggita. Ma serve tantissimo quando una persona in maniera del tutto disinteressata prende e parla di te ad altre persone e cerca di portarle sul tuo canale. Questa cosa, quella cosa lì mi emoziona davvero. Più dei soldi, perché io vi ripeto, sono arrivato veramente. Sì, ma ci hai rotto il cazzo. Vaffanculo, respawn. Sto a parlare di sentimenti, ok?
Davvero, cavolo, sì, davvero, davvero. Perché, raga, ripeto, questo è un canale che è partito da zero. Io sui social ero zero e continuo ad essere un creator quasi anonimo, proprio perché sono partito coi social molto con numeri bassi. Tutto quello che si sta creando qui ce lo stiamo creando piano piano, un pezzo alla volta, ed è bello per questo, senza boost, senza stare lì, quello mi ha sponsorizzato, quest'altro pure, questo non mi interessa l'influencer che per voglia di avere un altro lecchino dalla tua parte ti sponsorizza, a me interessa veramente l'utenza che ti sponsorizza, è quella la cosa più importante. Voi riscattate una marea di roba e volete farmi perdere il filo del discorso. E va bene, vaffanculo. Non vi meritate un cazzo. Siete gente di merda. Mi beccate un black pop. Toxic pop. Black Toxic Bob, che siete una community tossica, ecco cosa dico. Voi questo volete le pagliacciate, volete gli streamer che si mettono ai vostri piedi, che prendono e fanno le stronzate che voi li dite di fare. Io ho arte da esprimere qua, ho arte, capite? L'arte! E non ho bisogno di avere i mecenati! Porca puttana! Ciao Giulietta! Come stai? Evviva! Si festeggia un anno di affiliazione, un anno di money grabbing. No, ma non dire così, così non fai soldi! E poi come ce la compriamo una casa? Motto, qual è? Dillo! Posso dirlo? Dillo, sì! Mangia glitter a colazione e splendi tutto il giorno. E questo è il risultato se mangi glitter. Stronza! Decido io quanto dura, ok? Comunque per chiudere il discorso e non riaprirlo mai più, o forse sì, chi lo sa, io sono più contento quando la sub ve la fate da soli per conto vostro che aspettare qualcuno che ve la regala. Anche perché, parliamoci chiaro, vieni qua, guardiamoci negli occhi, lo sappiamo tutti che su tutti i canali di Twitch c'è quello stronzo che dona di più di altri. E quando stai su un canale piccolino e fai il ruffiano in chat, spesso e volentieri stai facendo il gioco di dire: oh, ma guarda quante sub che regala sto stronzo, se faccio lo scemo con lui magari me la regala anche a me. Figli di puttana che non siete altro. Vabbè, una domanda: ma quest'anno di canale hai fatto il big money? Vuoi sapere quanto ho fatto? Aspetta, mo te lo dico tutti i big money che ho fatto. Tanto non è rivelare i guadagni di Twitch, no? Cioè non sto dicendo Twitch quanto mi paga, vi sto dicendo quanto ho fatto io con le mie live. Vado contro la community. Allora, vediamo se magari riesco a dirvelo senza dirvi la cifra esatta, facendovi un'idea. Facciamo così. Allora, da settembre del 2022 a ottobre 2023, ti posso dire questo: ho fatto la metà di un reddito di cittadinanza pieno di un mese. Quindi ti puoi rendere conto da solo. Fatti il conto. Non ho detto i guadagni, ho detto i miei guadagni. Dal primo settembre 2022 a oggi, 17 ottobre 2023. Con 2 minuti di pubblicità. Tiè, 2 minuti in più di un anno. Solo 2 minuti di pubblicità. Vaffanculo.
Chi ve lo fa questo? Chi ve lo fa? No, Bob, non dire. Ma non ho detto niente, non ho detto la cifra intera. Puoi dire più o meno di... Infatti questo ho fatto. Visto oggi è il mio anniversario di affiliazione, quindi per festeggiare costringete i vostri amici ad iscriversi o vi picchio. Esatto. Le minacce verbali, le minacce un po' così, ci può stare. Quello lo puoi fare. Ah, quello vale di più di regalare 50 sub al canale, raga. Andando in giro alle persone, agli amici vostri, dire: ehi, c'è sto stronzo che a me fa morire, mi piace un sacco, voglio stare con lui, io lo amo. Amalo anche tu! Amalo anche tu! Quello aiuta molto di più il canale.